Beh, ci sono tanti segnali, e senz'altro la prima cosa che secondo me dovrebbero fare è osservare tantissimo, perché per esempio io non facevo merenda, non facevo mai l'intervallo, a volte ci provavo, ci tiravo fuori magari il pacchetto di cracker, però poi non ce la facevo, lo rimettevo al suo posto. Quindi magari guardare, osservare se gli alunni fanno merenda, se buttano quello che mangiano, perché molto spesso buttano il cibo, poi tornano a casa e dicono mamma ho mangiato, in realtà non hanno mangiato. Puoi vedere anche se si isolano, perché purtroppo è anche a volte si cerca di isolarsi, oppure cambiamenti nel vestiario. Io per esempio mi vestivo, però come me e molte altre persone, mi vestivo in modo molto largo, cercavo sempre pantaloni della tuta perché volevo nascondere quello che era il mio corpo e poi mi vestivo sempre di scuro perché l'umore era giù e questo veniva anche riflesso, diciamo, nel modo di vestirmi. Quindi vedere questo, poi ovviamente l'andamento scolastico, quindi se qualcuno peggiora. Alcuni continuano ad avere risultati eccellenti nonostante il disturbo alimentare perché è proprio questo il punto, no? Cercare di avere tutto sotto controllo. Però alcuni invece non ce la fanno, quindi da che prendevano 10 passano a prendere 7, anche 4, 5 e lì è un segnale. Infine, se ti senti, vorrei chiederti appunto di dare un consiglio magari a altri studenti, altri alunni che magari si trovano in una situazione simile alla tua. Allora, come primo consiglio c'è quello di parlare, chiedere aiuto. Prendete un adulto di riferimento, come per esempio un genitore, oppure se non avete un bel rapporto con i vostri genitori, magari un insegnante, perché gli insegnanti vengono visti come cattivi, però in realtà gli insegnanti al di fuori della scuola hanno una vita anche loro, magari sono genitori anche loro, quindi possono capire perfettamente. O anche non so, un genitore di una vostra amica, di un vostro amico. Parlate, cercate di mandare dei messaggi, di chiedere aiuto, anche se so che non è difficile perché poi l'anoressia vi fa sentire colpa, però è la cosa giusta da fare in quel momento. Cercate di avere fiducia in voi stessi, di tirare fuori tutta la vostra forza, di farcela, perché una volta che vi trovate davanti alla morte, vi trovate così vicini alla morte. Fidatevi che non è vero che volete scomparire. Magari vi sentite soli, vi sentite male, in realtà non siete soli, siete fortissimi e veramente tirate fuori tutta la vostra forza e non fate pazzie per l'anoressia, perché io mi ricordo che la giornata della mia maturità, adesso la ricordo col sorriso, perché mi ero totalmente, avevo stratificato i pantaloni, era giugno, faceva caldissimo. Avevo messo due pantaloni, la camicia, la giacca pur di non farmi vedere perché non volevo ottenere sconti, anche se alla fine i miei professori sono sempre stati serissimi, quindi non mi avrebbero mai fatto sconti. E poi dopo mi ricordo che prima di uscire di casa ho mangiato un sacco di liquirizia, ho bevuto tantissimo succo per alzare la pressione e poi ho fatto la mia maturità, sono tornata a casa, come sono tornata a casa sono svenuta. Quindi ecco, non fate pazzie per l'anoressia, cercate comunque di mettere la vostra salute al primo posto e fidatevi che i professori vi capiscono, perché di fronte a un problema di salute la scuola può anche andare in secondo piano. Bene, Diana, io ti ringrazio per il tuo tempo, per la tua disponibilità e soprattutto ti faccio i complimenti sia per quello che hai ottenuto e per il coraggio con il quale tu parli appunto di questa brutta esperienza che spero sia conclusa definitivamente e ti auguro il meglio per il futuro. Grazie. Grazie a te.